caro saluto agli amici dell'arte. Oggi vi voglio parlare di uno dei più famosi capolavori della storia dell'arte, la Madonna Sistina, un dipinto a olio su tela di Raffaello realizzato attorno al 1513-1514 e conservato alla Gemäldegalerie di Dresda in Germania. Siamo nel luglio del 1512 quando il Vaticano ricevette la notizia che la città di Piacenza era entrata a far parte dello Stato Pontificio e fu in quel momento che Papa Giulio II commissionò il dipinto a quello che era uno dei due più richiesti artisti del momento insieme a Michelangelo. La Madonna Sistina era destinata alla palla d'altare della chiesa del monastero di San Sisto a Piacenza, al quale il pontefice era legato per motivi familiari. La destinazione del capolavoro di Raffaello è confermata anche dal fatto che i due santi dipinti ai lati della Vergine, cioè San Sisto e Santa Barbara, erano particolarmente venerati nella zona di Piacenza. Sono state formulate varie tesi per individuare i modelli delle figure rappresentate nella Madonna Sistina. Quelle più accreditate dicono che la figura della giovanissima Madonna sarebbe la stessa modella che posò per Raffaello in altri quadri molto celebri del pittore Urbinati, cioè La Velata e La Fornarina. Quindi quella Margherita Luti, figlia di un fornaio, che sarebbe stata la donna amata da Raffaello durante il suo soggiorno romano. E secondo la stessa tesi, San Sisto avrebbe invece le sembianze del mecenate committente del quadro, appunto Papa Giulio II. Questa ipotesi sarebbe confermata anche dalla presenza delle ghiande, cioè il simbolo della famiglia della Rovere, ricamate sul piviale del Papa. Per Santa Barbara invece l'ipotesi prevalente è che Raffaello abbia ritratto la nipote del Papa Giulia Orsini, mentre altri hanno immaginato che la modella sia Lucrezia della Rovere, altra nipote del pontefice. Al di là di questo, il quadro è concepito come una vera e propria quinta teatrale. Una tenda verde apre il palcoscenico della scena, in cui appare al centro una rivelazione, la Madonna con il bambino Gesù in braccio. Ai suoi lati, Papa Sisto e Santa Barbara. La Vergine è ritratta a figura intera e appare sulla scena come se scendesse da un letto di nuvole, che a uno sguardo più attento si rivelano composte da una miriade di teste di cherubini. Maria e il bambino guardano lo spettatore. E ai due lati le figure dei due santi che con i loro gesti accentuano la teatralità della rappresentazione e completano da un punto di vista compositivo la geometria dei personaggi protagonisti della scena. Papa Sisto II, morto nelle persecuzioni sotto Diocleziano, volge lo sguardo alla Vergine. San Sisto è un anziano coi capelli bianchi, radi sulla fronte e una barba ispida che è saccanuta. E sopra il camice candido un manto dorato lungo ornato di ricami. Il copricapo è posto a terra in segno di rispetto e di deferenza nei confronti della Vergine e del bambino, mentre gli occhi sono rivolti in contemplazione verso l'alto. A destra c'è Santa Barbara inginocchiata sulle nuvole, vestita con abiti eleganti cinquecenteschi. Alle sue spalle si scorge la torre dove fu rinchiusa, che è anche il simbolo della martire. La perfetta rivelazione si completa con due gentili e paffuti angioletti che paiono a presenziare la scena senza parteciparvi, come se fossero sospesi nel loro pensiero e appoggiati alla cornice del quadro. È un particolare compositivo probabilmente aggiunto da Raffaello in un secondo momento. Su di esso si sono sviluppate curiose leggende. Si è detto che potessero essere due bambini visti dal pittore davanti al banco di un panettiere, ammirati dalle corde che erano esposte, oppure due bambini che si erano intrufolati dove Raffaello stava dipingendo e che colpirono l'artista per la loro espressione curiosa e innocente con cui lo guardavano lavorare. Poiché il dipinto era destinato a una pala d'altare per la chiesa, la scena si svolge al di sopra del luogo in cui sarebbero seduti i fedeli. Come era consuetudine del Rinascimento, l'artista ha tenuto conto degli spettatori e le figure dei due santi interagiscono con le persone reali che sarebbero poi sedute nella chiesa sottostante. La Vergine infatti appare come se stesse scendendo dallo spazio celeste, portando simbolicamente il bambino Gesù nel mondo. E anche il gesto di San Sisto e lo sguardo rivolto verso il basso di Santa Barbara sono rivolti ai visitatori della chiesa, come se volessero mostrare i fedeli alla Vergine, in una sorta di richiesta di intercessione.
L'opera fu esposta nella chiesa di Piacenza per circa 240 anni, fino al 1754, quando fu ceduta dai monaci al grande elettore Augusto III di Sassonia per una cifra pazzesca, 25.000 zecchini, che consentì all'ordine ecclesiastico di ripianare i propri debiti. Il quadro venne celebrato e ammirato da poeti, filosofi, romanzieri e fu poi messo al sicuro dai nazisti prima dei bombardamenti che rasero solo Dresda nel 1945. L'opera fu poi ritrovata in un tunnel dal sottotenente dell'Armata Rossa, Leonid Rabionovich, il quale trasferì l'opera in Russia, dove rimase per un decennio nelle mani del Museo Pushkin di Mosca, che ne curò la conservazione e il restauro. Dopo la morte di Stalin, l'opera venne esposta in una celebre mostra al Museo Moscovita, per poi far ritorno definitivamente a Dresda nel 1956, dove tuttora si può ammirare.